tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono FuraBintenda e oggi siamo tornati su Luigi's Mansion 3 per andare a fare l'undicesimo piano, camere illusorie. Iniziamo, vai Luigi. A quanto pare abbiamo visto chi è. Adesso chi è il mini boss. Allora, cosa c'è qui sotto? Niente. Qua c'è un dado. Che ha senso, per carità. Uno. Che significa? Devo fare qualcosa con questo dado? Cosa vuol dire? Posso farci qualcosa o no? Allora, qua non c'è niente. Ah, qua c'è un salvadanaio. Bene. Bene, dammi qui. Soldi. Qua c'è una cassetta. Apri. Con soldi. E un altro po' di robe. Perché ci sono delle mandibole? Boh. Delle mascelle più che altro. Allora, qua sopra vedo altre cose. Vedo. Denoto. Lampadario. Posso farci qualcosa con il lampadario? No, non ci arrivo. Aspetta! Lo sapevo, c'è una parete finta, lo sapevo. Qua c'è una porta, sì, lo sapevo, bene. Si vedeva più che altro. Bene, stavolta non mi hai fregato, gioco. Allora, cosa c'è qui dentro? Un cassetto qui. Perché delle spade? Perché ci sono delle spade? Ah, ho capito. Classico gioco da illusionista. Ah, due fantasmi d'oro, bene. Venite qua. Possiamo arrivare almeno 80, come dico sempre. Dai che manca poco. Ok, vai. 1, 2, 3. Bene, bene. Dammi i soldi. Bene. Me lo aspettavo, devo dire. Per un gioco del genere, vai. Questi qua sono i classici trucchi da illusionisti, tipo, avete, lo conoscete? Tipo Harry Houdini? Lo conoscete? Spero di sì. Allora, no, lingotti, cavolo! No! Prego. Oddio. Prego. Va bene, qua c'è un letto che sarà sicuramente della tipa che abbiamo visto prima. Vieni qua, tovaglia. E c'è un ragno, lo sapevo. Cioè, non è che lo sapevo, però vabbè, dettagli. Sembra tipo la camera quella lì del dove si è alloggiato Luigi. Manco una te, yeah, bene. Adesso, qua c'è un'altra porta. Ma questo bersaglio, che caspio è? Non è che bisogna mirare? No, si sono già mirate, va bene. Andiamo di qua. Allora, cosa c'è di qua? Oh. Qua c'è un bagno. Qua non c'è niente. C'è qualcosa di nascosto qua in bagno. Molto spesso nei bagni c'è qualcosa che dobbiamo svelare. Prego. Perché ok, c'è un rombo. E allora? Ah, forse ho capito. Dobbiamo prendere tutte quante le carte. Ho capito. Ok, dov'è l'altra carta? No, non volevo uscire Luigi. Non volevo uscire. Fammi rientrare. Ok, adesso dobbiamo trovare l'altra carta. Non è che qua dentro. No, c'è una paperella. Mi sa che dobbiamo trovare la carta mancante. Dov'è? Oddio, c'è una bomba! C'era una bomba qui. Questo? Va bene. Carta igienica. Cesso, che abbiamo già controllato, però va bene. Ah, eccola la carta, l'ho vista. È un pochino nascosta, eh? Adesso dobbiamo ritrovare il rombo.
Dov'è però? Adesso il fiore. Qua dietro vedo un lingot. O sbaglio? No, sbaglio. Allora, qua niente. Non riesco a trovare niente di utile. Dov'è l'altra carta? Ah, mi sa che l'ho trovata. Era quella, sì. Vabbè, quanto chiedi, gioco? Qua dentro di nuovo? Ah, no. No, perché non c'è più niente qui dentro. Ah, però dice forse che forse è l'ultimo oggetto quello. Ecco, bene. Cosa ti ha dato? Un bel po' di soldi. E anche un diamante, bene. Che cos'è, un dado? Sì, è un dado. Il diamante è un dado, a quanto pare, va bene. Va bene. Dammi qui. Dammi le banconote. Ok, adesso possiamo andare finalmente avanti. Allora, qua che c'è? Forse avrei dovuto scegliere l'altra sala, però ok, non importa. Qua anche c'è. Prego. Che cos'era, tipo un teatrino, boh? Non lo so. Qua ci sono disegni di fantasmi. Aspetta, qua c'è una catena. Non l'avevo vista. Che cosa fa? Ah, c'è una cassaforte, bene. Vai. Dammi qualcosa di utile, tipo soldi. Soldi, anche dei lingotti. Quanti lingotti stiamo trovando in questo gioco? Qua? Prego, come Luigi. Dammi i fiori, dammi le rose. Ok. Per questo pezzo abbiamo finito. Adesso qua ci dovrebbe essere forse un'altra catena. Là c'è una perla, come si fa a prendere non lo so. Oddio, è il classico coso. Ok, mi sa che forse non serve con il legge, forse. Vieni qui, vai, ok. Dai, ok, svelati. Così forse mi dai una gemma magari. Ed è qua me, sfere spiritate. Cosa c'è qui dentro? Una gemma? Non volevo uscire, Luigi! Scemo! Oh! Cosa c'è qua dentro? Soldi, ok. Vieni qui. E ora bam! Bene. Non è che c'è una catena qua da qualche parte, magari. Ah, ecco, questo è finto. Ah, c'è un quadro qui, C'è un quadro con dei soldi. Bene. Va bene. Vedi quanta roba. Adesso questo magari è la stessa cosa forse. O forse è un'illusione, no? No, perché Camera delle Illusioni mi fa pensare proprio alle illusioni, quindi. Boh. Ah, qua c'è un'altra catena, va bene. Ah, fa cadere la perla, bene. Sti corvi non possiamo farci niente, immagino, no? Non sembra. Non c'è un'altra catena qui da queste parti. Ma siamo sicuri che non possiamo farci niente con questo? Mi sembra strano. No. Allora, andiamo avanti di qua. Ok, non so. Oh no. Ok, no, bene, fiuff. Per un attimo ho pensato che tipo si erano invertiti anche. Che cazzo è successo? Anche i comandi. Ma davvero mi fanno male le palle? A quanto sembra. Se le giro troppo mi fanno male. Beh, avrebbe senso più o meno, però non troppo. Come hai fatto ad aprirlo da lì? Non lo so, Luigi. Dammi il cuore. Questo? Che fa? Prego. Ah, c'è una parte da togliere le illusioni, va bene. Oh! Ah, ok, bisogna andare a tempo, ok, ho capito. Ok, come Luigi, vai qui. Vuoi usare l'arcobaluce? Sì, bene. Vai. Ho detto splash, ok.
Vai, togli tutte quante le illusioni. Ok, venite qua, sfere spiritate. Vieni qui. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, ce l'abbiamo fatta in tempo. Serve quasi sempre con Miluigi. Qua che c'è? Non ho controllato. Qui. Monete. Banconota. Ok. Posso prendere la banconota? Ok. No, non è una banconota, è un pezzo di carta. Monetine. Ok, per un attimo comunque, dicevo prima, mi ero un attimino spaventato perché magari... Ok, qua invece è tutto quanto normale, va bene. Qua c'è il solito coso. Il solito destinatario che ci dà soldi. Ci dà monete. Qua che... Questo qua che fa? Niente. Questo? Ho un pesce. Che cosa ha fatto sto pesce? Niente. Ah, ho capito forse. Forse ho capito. Qua manca qualcosa, vero? Come no? Devo spararlo da qualche parte. Ah no, che caspita mi ne fa questi pesci? No, cavolo! Ecco, forse ho capito, vabbè. Devo lanciargli questi pesci a qualcosa. No, e dai, gliel'avevo dato! Sputami subito. Stupido coso, ti odio. No, dai, l'avevo dato. Posso, daglielo per caso. Oh, finalmente, mamma mia, tieni. Oh, io odio questi forzieri. Vai, vieni qua, ok. Perché hai fatto così, Luigi? Non lo so. Che cos'era, un aggiornamento? Non penso. Non c'è mai stato un aggiornamento finale? La chiave per che cos'è? Ok, per che cos'è la chiave, però? Non lo so. Quest'area sembra... Questo piano sembra molto più grande degli altri. Lo scorso piano era particolarmente difficile, ve lo devo dire questo. È per questa porta, per caso? Sì. Ok, continuiamo. Stavo pensando un attimino se se andare a fare. Ok, cosa fate? Ok, dicevo se... Ah no, non serve tornare indietro perché poi ci sta la roba lì, va bene. Allora, si può salire sul palcoscenico? Allora, questo qua mi puzza di qualcosa. Questo coso. Scusa Luigi, puoi sparare lì? Oh! Guarda lì, oh, mamma mia. Vai, cosa fai? Un quadro elettrico? Oh, ah, ho capito. Ok, va bene, allora posso riattivarlo pure. Ok, ho capito che devo fare. Allora, intanto mi serve innanzitutto la c'è. Mi serve innanzitutto lo smeraldo, innanzitutto. Quindi andiamo prima qui. Dammi lo smeraldo, ok. Bene, adesso facciamo la stessa cosa per le altre cose. Vai Luigi. No. Ok, di nuovo. Mamma mia, sono velocissimi questi cosi qua. Dammi lingotti, ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso questo distributore automatico che fa? Distributore automatico. Monete, giustamente. E quanta roba. Beh, siamo arrivati a circa 4.000 monete circa. Va bene, adesso direi di buttarlo giù. Vieni qua, ok. Ah, c'è una porta qui dietro. Dove ci porterà mai? Nessuno lo sa. Beh, adesso lo scopriremo. Un bagno. Ah, oddio, no, ti prego. Dimmi che non dobbiamo fare quello che penso. Non so se conoscete quel numero di Harry Houdini. Harry Houdini, quell'illusionista che vi ho detto, che vi ho preceduto prima. Allora, qua c'è un'altra porta, va bene. Intanto però prima di andarci in questa porta vorrei un attimo... quanta roba c'è da fare in questo piano? Allora, bisogna andare come Luigi, va bene. Scendi. Vieni qui.
Oh. Oh. Vabbè. Soltanto per una sfera. Ma non è che si resettano le sfere, ne rimane una sola. Ah, oh, sì, bene, ne rimane una sola. Ah, oh, ce l'ho fatta adesso. Allora, qua c'è un pesce d'oro. Come faccio ad acchiapparlo? Ah, ogni tanto salta, va bene, passo balzi. Dammi i soldi. No, Cribbio! Torna con Luigi. Scendi di nuovo. Vieni, scendi, scendi prima che svanisce tutto. Nel nulla più assoluto. Ok, va bene. Va bene. Da sotto abbiamo fatto, poi. Che cos'è questa vasca? Devo girare queste leve, immagino. No, dobbiamo aspirare, va bene. Cosa fa? Ah, monete e la doccia. Ok. Come dobbiamo fare qui? Non lo so. Va bene, andiamo avanti. Di qua. Ah, qua c'è una chiave. Topo. Perché c'era un topo nero? Boh. Ah, solo una moneta, siamo seri. Stupid topi. Un'altra camera c'è qui. Ma quante camere ci sono? Tre, perché sono tre personaggi. Boh. Dove va quel topo? Boh. Ah, cosa c'è qua? Questo è un frigo. Oddio. Ti aspettavo. Me lo aspettavo io, perché dopo aver visto quella parte dove stava scappando il topo, c'è un altro salvadanai. Quanti piani di salvadanai ci sono in questa lì? Perché c'è un piranha? Ok. Perché... Oh, un altro. Ah, c'è anche uno zaffiro, non me l'aspettavo. Bene. Oh, oh. Aia, stupido topo, come ti permetti? Ah, mi sa che ci serve come Luigi per questo. Che cosa ci ha dato così? Un bel niente. È crollata. Qua che c'è? Qualcosa di utile? Non sembra. E sono venuto qui per cosa? Aspetta, non è che girando questo... lo sapevo! Girando questi cerchi, questi anelli, mi danno robe, bene. Bene. Guarda, c'era una mosca sopra lo schermo della TV. Bene. Qua che c'è? C'è qualcosa qui sopra? No, strano. Questo? No, perché qua sotto deve esserci qualcosa. E infatti c'è un corvo d'oro! Bene. Per fortuna sono abbastanza rapido quando faccio queste cose. Bene. Bene, adesso... Ah, no, vero. C'è anche questa chiave. Vieni qua, chiave. Oh, chiave. Bene, parte la caccia al coniglio. Allora, dobbiamo fregarlo, immagino. No, no, vieni qua, vieni qua, stupido coniglio. Noi dobbiamo gettarlo. Cosa devo fare? Ah, forse ho capito. Però come faccio a immobilizzarlo? Non è che devo infilarlo in queste gabbie qui. Potrebbe essere, eh? Non è che devo infilarle in queste gabbiette qua. Eh no, che caspita devo fare? Non so che devo fare, aiuto! Ah, ho capito, adesso ho capito forse, ho capito. E qua coniglio, adesso.
Serve qualcuno che lo tenga fermo e un altro che lo possa illuminare. Va bene. Bene. Grandissimo. Bene, mi era venuta adesso l'illuminazione. Bene. Bene. Bene, andiamo indietro. Adesso, qua non possiamo ancora farci niente. Non è che posso distruggere questi doppietti in qualche modo, per caso? Non sembra. Va bene. Usciamo. Andiamo per questa porta. Anzi, no, prima scendiamo che devo controllare le altre sale un attimo. Cosa c'è qui? Questi cosi. Cosa fanno? Lo scorso piano è stato leggermente una trollata. Saldi, monete, macarate e fungotti. E anche, anche dentiere a quanto sembra. Non è che stavo dentiere, però insomma. I denti quelli là per Halloween. Oh mio Dio. Ok, come lui c'è time. Neanche con Minuici. Ah sì, ok. Sono già qui dentro. Banconote. Vedete qua banconote. Oh, con Minuici, che fai? Ah, c'è qualcosa di nascosto qua, c'è una seconda lavatrice. E qua? Quante sfere spiritate c'erano qui? Ma voi sapete che con Luigi non basta la cosa? No, dove diamine non l'abbiamo attaccato? Oh, vai, aspira. Aspiralo. No, che caspita è successo? Prendiamo un attimo di mezzo con Luigi, un attimo che... Scusate, è un po' complesso. Non ho capito bene se è un bug oppure no. Ma perché non riesco? Ah. Allora, attacca questo. Ma perché non riesco? Non è che devo... Ah, devo riportarlo su, forse. C'è una cosa, va? Si può riportarlo su, sto coso? No, e come dovrei fare? Cosa devo fare? Dimmelo! Ma posso andare qua dietro o no? No, serve per forza con Luigi. Allora, qua non posso fare niente. Non è che devo stare qua per caso. Non posso fare niente qua perché c'è il coso che dà fastidio. C'è il ferro da stiro che dà fastidio. Non è che devo. Devo per forza riportarlo su, se no non si può. Ma lascia di portarlo su, è impossibile. Vabbè, facciamo una cosa, ignoriamolo per adesso, va? A quanto sembrerebbe. Adesso vorrei tornare un po' indietro, io vorrei. Perché abbiamo dimenticato una cosa. Dai. Oh, mamma mia, che casino sto piano. Ok, adesso torniamo qua di qua. Qua dove c'era l'ascensore. Perché qua manca una porta, avete visto, no? Ok, non l'avevo visto, però ok. Sono riuscito a prendere un bel po' di soldi. Ah, non c'è una porta qui da togliere l'illusione. Cosa c'è qui? Ah, c'è la tipa nel bagno. Va bene. Adesso, ma come si arriva lì? Non ho ben capito. Dall'altra parte allora, suppongo. Non è per forza. Oh mamma mia! Che casino! Da qua si tornava, sì. Ma aspetta, mi sono dimenticato di aspirare qua il letto, mi sono dimenticato. Posso fare qualcosa qui? Non sembra. Non si può neanche ribaltare la stanza, quindi. Ah, forse con il balzo si può. Il sobbalzo si può togliere quel ferro da stiro. Poi vediamo. Qua c'è un microfono, sì, come no, un frullatore. Qua sul palco. Era sembrava aver visto qualcosa che si toglieva l'illusione.
Oddio. Oh, venite qua. Scusate che sono stato zitto per un attimo, però non me l'aspettavo. State fermi per piacere. Ok, bene, vi sto sbattendo. Meno male. Vai, ok. Spero che dopo un po' questi fantasmi non spariscano, spero. Vai. Ok, uno è andato. Vieni qui tu. Non te ne andare in giro a zonzo, no? Veloce per piacere. Se no rischiamo di perdere un botto di soldi. Vai. Bam. Bam. E fine. Bene. Perfetto. Oh, yeah. Ah, bene. Guarda se a volte non parlo, ma perché sto concentrato, ok? Ma là c'è una crepa. O c'è proprio una porta. Devo controllare di nuovo un attimino perché non ho capito. Cosa c'è qui? Ah, la gabbia di prima. Però ci siamo centrati, quindi. Oh, bene. Bene. Vieni qua, ragno. Ok. D'accordo, adesso torniamo nel punto dove c'era il ferro da stiro. E dov'era però? Qua dietro, se non sbaglio. Sì. Adesso col sobbalzo si può togliere. Ah, sì, bene, serviva il sobbalzo allora. Ok, non lo sapevo, scusate. Non me l'avevo ben capito, vai. Oh, perché ci sono tutti sti tirani? Ah, c'è un altro fantasma d'oro, non me l'aspettavo. Mi aspettavo che perlomeno una gemma. No, perché i fantasmi d'oro li abbiamo appena presi, quindi. Oh mio Dio, come larga il gioco adesso. Vai, ok. Bam, bam, e fine! Bene. Oh yeah. Vabbè, i piranha non è che fanno chissà che cosa, quindi. Ah, lingotti. Non ci danno neanche un lingotto i piranha, quindi. Manco a dire. Perfetto. Adesso andiamo avanti. Adesso, va bene, finalmente apriamo questa porta. Non è che è un'illusione, perché mi sembra di vedere qualcosa. Ah, c'è uno specchio qui, ok. Classico trucco da maghi. Ah, ci sono degli oggetti belli qua dietro, bene. Qualcosa si può roteare. Altri lingotti ho preso, non so come. C'è un pipistrello del cacchio. Sti pipistrelli, mamma mia. Ah, bene, si poteva roteare, bene. Comunque, si capisce che tutti quanti questi trucchi è uno specchio, eh. Le illusioni queste qua non esistono. Spero per voi che non vi sembra un assassino di sogni, però queste cose non esistono, quindi, scusate. Adesso, qua c'è qualcosa? No, però c'è una catena. A che serve qua la catena? Oh, bene. Soldi. Comunque, ripeto, ribadisco quello che ho detto qualche episodio fa. Avete notato che nelle casse non ci sono mai le gemme? Posso farci qualcosa con questo stacchio? Forse tipo romperlo. Oh, cioè, qua, questo qua fa qualcosa. Ah, c'è una roulette. Ah, di qua ci stanno questi qua. Ok, non avevo capito. Ok, adesso sto specchio. Posso farci qualcosa o no? No, perché questi cosi danno un po' l'illusione, quindi, questi specchi, anche se non sono veri. Cioè, anche se non sono vere queste illusioni. Vai. Ho una bomba. Classico trucco per i maghi, quelli cattivi. Bene. D'accordo. Adesso di qua cosa c'è prima di andare avanti? Perché da là, di là avete visto che si va avanti, no? Qua c'è un bagno. Posso aspirarlo questo panno? No? Ok. Qua. Monete. Grazie mille. Asciugamano. No, ho già controllato Luigi, smettila. Qua togliamo tutto. Dobbiamo sempre di aspirare con questi rubinetti, eh. O forse aspirare.
Oh, posso farci qualcosa? Oh, c'è l'ingotto. Ok. Per un attimo pensavo che l'avrei perso col lingotto. Non posso farci niente con questo lavandino, serio? No. A quanto pare no. Allora, questo cesso. Di soldi, niente di che. Ma posso farci qualcosa? No, perché devo farci qualcosa con una vasca del genere. Aspetta. Ah, qua c'è un quadro, un quadro che non si vede. Dammi il topazio. Bene. Topazio da, a forma di dado preso. Bene. Ma devo farci qualcosa. Non è che c'è qualcosa qui dietro. No. Va bene, dai, andiamo. Ah no, di qua non c'è una porta, di qua. C'è una porta? Luigi, non volevo fare così. Volevo fare così. No, non c'è niente. Va bene, andiamo direttamente alla stanza della tipa, allora. Sempre che qua non posso farci qualcosa. Non sembra proprio. No, non posso farci niente. Bene, andiamo. Questo cappello ci aveva intrappolati. Vi avete visto? Ah, sto cappello cade sempre nella stessa maniera, va bene. Che c'è qui dentro? Soldi! E anche un mucchio di carte inutili. Allora, spero che non rivedremo più per il resto del gioco. Comunque, con le mummie dello scorso episodio, quelle là erano veramente fastidiose. Ah, sì, dai, si possono girare, che bello. E che cosa fanno? Soldi! Tutto qua, serio? Pensavo qualcosa di più per come era fatto. Va bene. Ah, qua c'è... Aspetta! Quanto ci scommettete che è vera questa cosa? Che in realtà sono le vere sorelle. Maghe. Un'altra di questi cosi. E ora via. Togli le illusioni. Ok. Vedete qua sfere. Bene. Cosa c'è qua dentro? Roba utile, spero. Monete e una perla pure, bene. E ora bam! Così non ci danno più fastidio. Non può non essere finto. Non può essere finto sto coso. A quanto pare invece è finto. Mi sembra strano. Magari aspirando questi libri succede qualcosa, magari. Ok. Qua che c'è? Qui? Sembra esserci nulla, banconote, grazie. Ah, e anche lingotti, bene. Non lo so, magari tipo magari succedeva qualcosa a questa statua. Chissà per come, non lo so. Ah, ma cosa però c'è un altro piano qua sopra? Come ci si arriva? Non lo so. Bene, entriamo di qua. Ah, no, di qua che c'erano, vero? Oh, spettrale. Allora, qua che c'è? Le solite spade. Meglio non andare subito al centro della, della sala, della stanza. Lo so, si possono trovare sto coso? No. Aspetta, qua c'è una porta, dove ci porta? Dove ci porta sta porta? Lo so, che schifo. Ah, dove c'erano le sorelle? Ok, per un attimo pensavo che dovevo affrontarle quelle. Però non adesso. Io volevo prima controllare la stanza. Non pensavo che fossero qua quelle. Pensavo fossero nell'altra di sala, pensavo. Allora, qua ci sono tutti quanti smoking e tutto quanto. Lo sapevo che c'era qualcosa. Lo sapevo io. Ormai sto gioco lo so quasi a memoria ormai. Quasi. Non è detto che lo so tutto quanto. Va bene. Monetine. Dimmi che non cadono nella vasca. Ok. No, perché c'è il rischio che il gioco è trollone e cadono i soldi nella vasca. Qua? Non c'è niente? Serio? Posso distruggerlo in qualche modo? No. Questa? La lanterna? No, niente.
maglione rossa qui. C'è una giacca più che altro. Stende. Stendo di qua, che fa? Niente. Niente, vabbè. Ok, qua i giocattoli. Coniglio strano. Ah, ci dà qualcosa il coniglio, non me l'aspettavo. Va bene, usciamo di qua. Oh, bene. Ah, aspetta, ma siamo tornati. Oh no, bene. Ok, iniziamo le battaglie contro i fantasmi finalmente. Mamma mia, non abbiamo incontrato un fantasma per tutto quanto l'episodio, a parte quelli d'oro, ovviamente. Oddio, questi qua c'hanno pure le spade. Intanto disarmiamoli, è meglio, fidatevi. Fidatevi, è meglio prima disarmarli. Vieni qua, fantasma, tu. Vieni, volevi sferrarmi un destro, te, brutto mafione. Dai, van, 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 e fine! Bene. Oh, yes. Adesso, mi sa che dobbiamo fare il giro completo, vero? Aspetta, non è che magari, tipo, uscendo di qua si ritroviamo in un'altra stanza? Infatti siamo di nuovo qua nel bagno. Allora, qui. Vabbè, allora mi sa che... dove sei? Qua? Ah, ecco perché sto... In questo, qui non c'era niente. No, cavolo! Ok. C'è stato un nascondino che ci dà fastidio. E ora pam. Bene. Ah, ti ha beccato, maledetto mafione. All'ultimo secondo. Sì, all'ultimo momento più che altro. Bene. Adesso riusciamo, per piacere. Torniamo nella stanza di prima? Sì, esatto. Adesso devo ben capire come funzionano qua le cose. Allora, se torno qua vado in bagno? Sì, vado in bagno normale, ok. Ok. Quindi adesso se vado su, dove vado a finire? Se vado qua sopra? No, perché deve avere un senso logico. Ok, siamo dentro. Siamo qui. Cosa fai del male a questi, magari? No? A questi dati, vabbè. Ah, mi fanno loro del male con i dati, maledetti. Vai, ok. Maledetti fantasmi. Sì, lo so, è strano, si chiamano fi fantasmi, lo so, è strano. Allora, qua c'è il lingotto, dammelo. Adesso, qua sotto non penso che mi porti direttamente alla sala, ma qui sopra invece che fa? Mi porta qui, va bene. Oh, vabbè, quanti nascondini. Aia, dai. Vai, vieni qua tu. Così almeno un pochino ti indebolisco prima di catturarti. Aia. Oddio, spero che ci diano dei cuori prima o poi, aiuto. Poi tirano forti questi, Ok. No, cosa? Ah, la buscia, dannazione. Lasciami la dentiera, quella lì strana. Ok, cos'è qui dentro? L'ho visto. Oh, vieni qui. Oh, vieni qua. Dai, adesso esci dal nascondiglio tu. Lo sapevo che sarebbe uscito, bene. No, cavolo, la palla, dannazione. Dove sei? Qua dentro? Di nuovo? Sì, lo sapevo. Vieni qui. Fatti catturare, dannazione, sta... Madonna, sto ventilatore quanto dà fastidio. Dove andava a finire il fantasma? Qua? Ah, eccolo là. Vieni qua. Vieni qui. E non andare sulle pale. Vieni qui. Oh. Bene. Ok, odio quel ventilatore. È una maledizione. Dove ci porta questo? Ah, qua. Va bene. Arrivano i fantasmi, vai. Li aspetto. Ah, questo c'ha uno scudo, bene. Ok, bene, l'ha sfiorato, bene. Vieni qua tu. Così ti indebolisco un pochino. Vieni qui. Vai. Ok. Ce ne sono altri? Sì, ovvio. No, cavolo, si stanno caricando, aiuto! Ok. Venite qua tutti e tre. Ok, uno intanto l'ha catturato. Ok, venite qua, tutti voi. Tutti e due, ok. Vieni qua tu, mini sfascione. Si chiamano così, non li sto inventando i nomi, Si chiamano proprio mini sfascioni, fi fantasma. Ok, allora,
Va bene, adesso se vado di qua che succede? Torno nella stanza di prima? Sì. Oh, ma si può fermare sta pala, maledizione? Fermati! No, niente, non si ferma più, sto ventilatore. Ok, siamo qui. Dobbiamo affrontare un sacco di fantasmi. Cosa succede? Oh, bene, c'è uno sfascione bello grosso. Vieni qua. Così posso prenderti il segarino. Ok. Ok, vai, vieni qui. Dai, cerchiamo di farlo indebolire il più possibile. Ok, vai. A un certo punto non si possono più indebolire i fantasmi quelli con grandi punti vita. A un certo punto. Ok. Ah, volevi fare le cose da macho, eh. Invece ti catturo. E ora fine. Bene. Bene. Oh, yeah. Qua che c'è? Si era buggato o cosa? Con i fantasmi ci sono, ti prego, dimmi che non ci sono. Ah, ci sono quelli là che stritolano, ok. Ah, pure, come se non bastasse. Che ha fatto ha fatto un party o cosa? Vieni qua, tu non minaccerai il cocomero. Bam, bam, ok. Vieni qua, tu. Ok, divertente catturare i fantasmi in questo modo. Quando non mi rompono troppo le scatole. Adesso dove è andato quello viola invece? Ok, dov'è quello viola? Adesso comparirà, immagino. La nube dovrebbe rappresentarlo, no? Dove sei? Sul palcoscenico, forse? Dove sei? Dov'è il fantasma? Ah, eccoti! Eccoti qua, volevi fregarmi, eh? Oh, vieni qui! Ecco, l'ho visto! Bene, vedevo il flusso, vedevo la nebbia che si spostava, vai! Una, due, tre, fine! Bene! Oh, yeah! Adesso, questo qua dove ci porta? Oh, qui, eh? Adesso si svela il coso, eh? Ah, immagino che prima dobbiamo risucchiare questo. Oh no. Devo andare qua dietro? Cosa devo fare? Qua non c'è più niente. Ah, posso aspirarlo, dillo, no? Ok, qua posso sfruttare lo specchio, vai. Qua si vede uno specchio, vai. Vai. Bam! Bam! Vieni qui tu! Ok, ti ho visto! Intanto indebolisco un bel po' io! No! Ok! Ok, tutti e due catturati, ne manca solo uno, eccolo lì! Adesso aspettiamo che vengano allo specchio! Vieni qua, t'ho visto! Ho visto la nube, non lo specchio, va bene! Lo stesso, vai! Uno! Due! Tre! Bene! Ok! Bene! Bene! Adesso però, come faccio a sapere tutte le stanze a memoria? Boh! Mi sa che in tutte le stanze dobbiamo entrare, che pizze! C'è qualcuno nella vasca, vedo! Ah, ci sono i minifi fantasma, bene! Quanti siete! Tutti e due? Non siete catturati? Bene. Perfetto. Oh, yeah. Sì, dobbiamo entrare in tutte le stanze. Che grandi pizze. Allora, qua invece dove ci porta questo? Qui? Qua non siamo ancora stati, mi sembra. Oh, lo sapevo che questi quadri c'entravano qualcosa. Per prima. Dai, ok, uno. Due. Ok, uno l'avevo catturato poi, ma non può essere così semplice. E infatti ce n'è uno per ogni tipo, ok. Non ti allontanare per piacere, che devo catturarti per primo, sì. Ok. Ah, sei già uscito? Vieni qua. Stava anche per sferrarmi il destro, quindi, ma fa dire. Vai, già finito? Bene. Adesso, in quale cavolo di porta dobbiamo entrare? Qua, questa?
Ah, siamo tornati nel luogo di prima, va bene. Andiamo qua adesso. Allora in quella in basso, immagino. In quella in basso. Sì, era quella là in basso, bene. Adesso, prima di fare le cose. Ah, bene. Ok, battaglia boss contro queste tre. Allora, contro queste tre sorelle maghe. Allora, come funziona la battaglia? Dobbiamo aspirargli le carte? No, bisogna schivarle, punto e basta, ok. Va bene. Pensavo che tipo si potevano aspirare per qualche motivo, però no, a quanto sembra. Aiuto! Aiuto! E cosa bisogna fare? Che cos'è, tipo Luigi Smash quello originale? Quello, il 2? Naia. Mi sa tanto di no. Ah, e che cosa ne posso sapere io? Che cazzo bisogna fare? Io già sto morendo. Prego, cosa ho fatto? Aiuto. Non ne posso proprio aspirare queste carte io, non so che fare. Ok. Quando tipo si avvicinano magari? Ok, bene, bisogna fare così. Adesso vieni qua tu. Vai. Ok, bene. Adesso catturiamone una intanto, vai. E adesso vai. Uno, due, tre, quattro. Dammi il cuore subito. Dammi il cuore. Ok. No, perché mi serve vita. Ok, ho capito il pattern, bene o male. Ok. Adesso, cosa fai? Prego. Una bomba? Aiuto. Ah, devo vedere qual è la bomba, va bene, adesso devo stare attento, scusate. Ok, quello, in quello là dà la bomba. In quello a destra c'è la bomba. Devo stare molto attento ai capelli. Perché quello a destra c'è la bomba. Oh, dammi il cuore. Aia, mi ha preso quello con la bomba. Ok, quello lì è quello con la bomba, vai. Vai. Ok. Vieni qui. Vieni qua. Ok. Vai. Uno, due, tre, quattro. Bene. Non è che c'è un cuore da qualche parte magari? No. Adesso devo stare molto attento all'ultima. Stavolta devo guardarne una sola. Che fai? Adesso metti di nuovo le bombe dentro, no? Esatto. Devo stare iper attento stavolta, vai. Quella là lì. Oh mio Dio, sono velocissime. Ok, è quella a sinistra, quella giusta, vai. È quella a sinistra, quello vero. Ok, adesso è... Ok, lo sto guardando. Sì, vabbè. Ok, so qual è. Credo. È questo, no? È questo qui? Dimmi che è questo. Sì, è questo, bene. Che sedere che ho avuto. Vieni qui. Vieni qua, maledetta mattione. E adesso, finiamola. Uno, due, tre. Fine. Perfetto, adesso, io prima di andare a fare... Ok, adesso, come si esce da qui? Qual è il metodo più rapido? È di qua, immagino, eh sì. Bene, dobbiamo fare il giro completo. Io adesso vorrei tornare all'ascensore perché devo tornare in laboratorio che per sicurezza voglio comprare un osso. Spero che siate d'accordo con me. Vorrei tornare al laboratorio.
Ok, però prima andiamo a inserire il pulsante, questo stramaledetto pulsante. Per fortuna adesso le stanze si sono di nuovo le stesse. Bene. Vai. Usciamo. Bene. Inseriamo il pulsante e facciamola finita. Poi per il prossimo episodio avrò già un osso. Bene. Inseriamo il pulsante. Oh, yeah. Perfetto. Va bene amici, spero che il video vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate andate i bei commenti, iscrivetevi anche alle mie pagine Instagram e Twitch ovviamente. Ma quanto è inquietante la maschera lì sotto, la vedete? La maschera quella lì dal primo episodio. Iscrivetevi anche alle mie pagine Instagram e Twitch ovviamente, che trovate sotto alla descrizione di questo video. Attivate la campanella, un like per la maschera lì. E noi amici miei ci rivedremo presto!